Ballando con le stelle, 7 puntata, il country di Terence Hill. Terence Hill, nella puntata di sabato 21 aprile, è stato il ballerino per una notte di Ballando con le stelle. Al celebre attore è stata riservata un'accoglienza da divo di Hollywood, con Milly Carlucci che l'ha descritto come un amico di tutti che, nel corso degli anni, è riuscita a conquistare diverse generazioni di fan attraverso i suoi film spaghetti western accanto al collega e amico di sempre, Bud Spencer. Inoltre è stato ricordato anche il grande successo ottenuto in questi anni dalla fiction Don Matteo, la cui 11ª edizione si è conclusa da poco. Al termine della presentazione, tra Milly Carlucci e Terence Hill c'è stato un simpatico siparietto per spiegare come si fa, sul set, a dar vita alle celebri scazzottate che abbiamo visto nelle pellicole con l'artista italiano. L'esibizione di Terence Hill. Terence Hill, dunque, sabato 21 aprile è stato il ballerino per una notte del dance show di Rai 1. La sua performance è piaciuta molto al pubblico, e si è soffermata sul genere western, con un country che si è dimostrato decisamente appropriato per l'occasione. L'attore veneziano, con la sua esibizione, ha indubbiamente acceso la pista dell'Auditorium Rai del Foro Italico. Terence Hill si è esibito intorno alle 23:30, con una coreografia volta a conquistare il tesoretto in palio. L'attore e regista è stato introdotto con un video che ha ripercorso tutta la sua carriera, a partire dai film western, passando per Don Matteo e fino al suo ultimo lavoro cinematografico, Il mio nome è Thomas. E proprio a questo punto, il palco dello studio televisivo si è trasformato in una scena da western, con la classica musichetta fischiettata e l'ingresso di alcuni professionisti affiancati da ballerini di country che hanno dato il via alla coreografia. Un ballo frizzante che ha divertito il pubblico presente in studio, la giuria e sicuramente anche i telespettatori. Al termine della sua performance, Terence Hill ha potuto riabbracciare la sua compagna di tante avventure, Natalie Eguetta, la storica perpetua di Don Matteo. Inutile sottolineare gli ottimi voti concessi all'artista dalla giuria, con Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Caroline Smith, Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino che hanno optato per un 10. Destinando così un cospicuo tesoretto al direttore Sandro Maier che, al termine del programma, l'ha riconosciuto a Marco Bocci. Chissà se Milly Carlucci, nel corso della 7ª puntata di Ballando con le stelle, grazie anche a questo ospite speciale è riuscita a vincere la sfida a colpi di share contro la storica rivale Maria De Filippi.